Ciao! Sì, lo so, ho fatto shopping e anche questa volta direi che ho fatto danni da Bottega Verde. Diciamo però che trovo sempre delle promozioni. Niente male. E poi non è così piena la borsa, è la borsa grande. Allora, tiro fuori tutto e poi ve lo mostro perché tanto ho lo scontrino. Sì, avete visto passare cose strane. Allora, sto tirando fuori. Vediamo un po'. Allora, scontrino, vedete che non è neanche troppo lungo, sono stata abbastanza brava. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Offerte fedeltà, alcuni sconticini interessanti, dopo li guardiamo, mettiamo via. Poi, campioncini, mela verde, aloe shampoo, questo è fantastico, assolutamente, lo sto usando adesso e ve lo recensirò a breve. E il toilette vaniglia nera, vogliamo parlarne? Ottimo. Poi crema talco per i piedi, crema olio essenziale di menta antisudorazione. Beh, il periodo è quello giusto. Poi Hyaluron Plus crema viso SPF 15, ricompattante effetto filler. E che m'hanno visto? Proviamo e vi saprò dire. Poi dopo iniziamo con le promozioni. Allora, le promozioni, tutto in promozione alla fine ho preso, partiamo da questo. Questa è la crema idratante per i piedi con olio di jojoba, olio essenziale di menta e timo, quello idratante antisecchezza, 100 ml, veniva a prezzo pieno, scontrino che lo sto leggendo, crema piedi, eccola, 15,99, io l'ho pagata 3,99 euro. Poi dopo, metto via. Devo testare i contorno occhi perché sono sempre alla ricerca di un contorno occhi. Quindi ho preso questo della linea Goji Perfect perché non l'avevo ancora provato. 10 ml. Questo qui. Che la linea la Goji ultimamente mi è piaciuta. Quindi qua proviamo anche questo. Trattamento antirughe, contorno occhi, antiborse e occhiaie. Mio, deve essere mio. Per tutti i tipi di pelle. 10 ml. Texture vellutata è da provare, costerebbe 25, aspettate, ce l'ho qua, 25,99, ma io l'ho pagato 10,39 euro perché avevo lo sconto del 60%. Poi dopo altro trattamento per i contorno occhi, questa è l'uva rossa, trattamento contorno occhi idratante anti-età con estratto di uva rossa per peli normali. Al momento non dice nient'altro, la confezione è questa qui. Il prezzo era di 19,99, ma avevo lo sconto del 60 e quindi l'ho pagato 7,99 euro e direi che ci può stare. Poi, altra cosa che ho preso, questo è un set, è una rimanenza anche dalla polvere che c'è sopra, devo dire, ma tanto adesso la carta la butto via, quindi non me ne frega niente della polvere, è una rimanenza di Natale ed è un set, eccolo qua. Con le creme, quindi ci sono le mini taglie di creme mani, tutte creme mani sono da 20 ml, quindi Argan del Marocco, Karité d'Africa, Argan e Iris e mandorle dolci, quindi sì, c'è un po' di polvere sopra, comunque sia era un set natalizio effettivamente, una rimanenza. Ma va benissimo così perché sarebbe costato 14,95 euro, ma io l'ho pagato 5,99 euro. 5,99 euro per 4 creme mani da testare e da dirvi cosa ne penso va benissimo. Perché di queste linee, sinceramente, credo la crema mani. Arrivo. Credo la crema mani di non averla provata per nessuna. No, la crema mani non l'ho provata per nessuna di queste profumazioni, quindi le testiamo volentieri tutte e quattro e metto via. E poi dopo, quindi niente, scontrino, avrei speso. Allora, prezzo pieno era 70, 76, 77 euro a prezzo pieno, ma io alla fine ho pagato no. Con tutti gli sconti costava in teoria 28,36 euro,
ma avevo uno sconto di 10 euro, quindi ho pagato tutto 18,36 euro. Scusate, ma vi direi che sono queste le promozioni che mi piacciono. Però vedo qui che devo aprire ancora l'ultimo omaggio, perché dopo il set in super promozione natalizio c'è anche l'omaggio pasquale, e questo è delizioso, il coniglietto pasquale in cartone. Non l'ho aperto, quindi assolutamente lo voglio aprire con voi, che è carinissimo. Ah, è proprio fatto bene. Allora, crema corpo Mora Selvatica. La confezione è da 50 ml. Non era quella natalizia la Mora Selvatica? Forse mi ho perso un pezzo. Buona! Sa di mora proprio. 50 ml. Questo assolutamente da mettere dei test, ma vi saprò dire com'è, ma mi piace. E poi oltretutto era omaggio, quindi va benissimo. Quindi ho avuto il set natalizio e il set pasquale in un unico pacco. Sono, vabbè, le rimanenze, va benissimo. Anche perché sono... Ah sì, prodotto non destinato alla vendita, c'è scritto. Sono comunque cose che sono sempre, non sono edizioni limitate, sono sempre in negozio e quindi sono ben curiosa di provarle. E quindi fatemi sapere da quale prodotto volete che inizio il test, ma comunque li testerò tutti. Magari potevano togliere un po' di polvere dal set natalizio, ma comunque va bene. Io sto ricomponendo il coniglietto perché è delizioso. Fatto benissimo, è carinissimo, ok? E fatemi sapere da quale volete che inizio, se vi ho tenuto compagnia come sempre, se vi piacciono i miei acquisti super a risparmio. E mi raccomando, come sempre, di mettermi un like, iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima! Ciao!